Un incendio di vaste dimensioni è divampato intorno alle 6 di questa mattina nello stabilimento della Tontarelli S.p.A., un'azienda leader nella produzione di articoli per la casa in plastica a Castelfidardo, in provincia di Ancona. Un cortocircuito ad un quadro elettrico o forse una stufetta difettosa sono le ipotesi sulle cause dell'incendio scoppiato stamane nel deposito dell'azienda di circa 6.000 metri quadri di superficie, dove i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l'incendio. Non ci sono congegni o lavorazioni che comportino l'utilizzo di fuoco o calore. Anche per questo sembra non c'era l'obbligo di dispositivi automatici di allarme antincendio. A segnalare la presenza di fuoco sono stati due dipendenti che si trovavano sul posto. Le fiamme, alimentate anche dal cartone delle confezioni, si sono sviluppate rapidamente distruggendo l'intero deposito che aveva sul tetto anche pannelli fotovoltaici. Al lavoro, da subito, oltre alle squadre dei vigili del fuoco arrivate da Loreto, Macerata ed Ancona, i tecnici dell'ARPAM che hanno prelevato campioni di acqua da un fossato vicino alla ricerca di eventuali infiltrazioni e che hanno analizzato anche il terreno per le ricadute della nube di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza fino a Loreto e Porto Recanati. Lo stabilimento inoltre si trova vicino all'autostrada A14, ma l'incendio sembra che non ha avuto ripercussioni sulla viabilità autostradale. Nel pomeriggio la produzione dei casalinghi di plastica è ripresa regolarmente nello stabilimento della Tontarelli. Solo in un reparto vicino a quello andato a fuoco, si apprende da fonti aziendali che era stato evacuato, la produzione non è stata ripresa a scopo precauzionale. Tra il materiale bruciato c'è del propilene, precisano dall'azienda, e non PVC. Al momento non è stata fatta ancora una stima precisa dei danni.